Amici di Zio Mappiano, Zio Mappiano, bentornati in una nuova parte di Alice Madness Returns. E nell'ultima parte siamo andati avanti, abbiamo fatto un po' di strada verso in questo mondo delle bambole. Abbiamo visto anche il nuovo minigioco del minigolf, quello lugubre. E allora adesso siamo pronti ad andare avanti. Spero verso cose che serviranno alla trama, visto che nelle ultime parti siamo stati abbastanza in carenza da pezzi che servono alla cazzo di trama. Perché sinceramente io vorrei anche avere. Non lo so. No, no, ancora. No, basta. No, che palla ancora. Che sega. Che sega. No, davvero una cosa pazzesca, ste robe. Sono ben divertenti, ma sono una roba. Sono una rottura di coglioni gigantesca, Dio. Mamma mia, che palle che è sta roba. Vabbè. Cioè, vabbè, un bel cazzo, cioè, che palle. Vabbè, quindi siamo in un altro di questi fantastici pezzi che tutti amano. Sì, come al solito non è la X, ma è la barra spaziatrice. Potrebbe. Oh, c'è già la buca, speriamo. Vabbè, comunque qua dobbiamo probabilmente fare così. No. No, niente. Ah. Credo. Ok, qua ci vuole un po' di angolazione sul secondo tiro. Anche sul primo. Vabbè, proviamo. Mi dà l'idea che sarà difficile e che ci sarà un disperdimento di forze. Allora, cosa possiamo fare? Proviamo così. Sì. Ah, peccato. Non c'è abbastanza velocità. Comunque questo gioco, al di là di quanto ci può volere a farci un gameplay, eccetera, eccetera, facendo con molta calma le parti, è troppo lungo. No, sbagliato. Dovevo atterrare sulle freccette che mi danno la velocità. In puro stile Trackmania. Porca. Sì! Sì, ci ho messo solo un tentativo. No, non è vero, però ci ho messo un po'. No, non è ancora finito. Che palle. Mamma mia. E devo rifare tutto. Comunque, breaking news per quanto riguarda le news universitarie. Ormai credo che quando avrò pubblicato questo video ormai sarà già attuata la cosa da tempo. Sono ufficialmente dentro un appartamento in quel di Trento, quindi sì, cioè sarò a casa nei weekend, poi vedo se portarmi giù il computer e se da lì riuscirò a fare video, anche se sarà molto difficile caricarli visto che non avrò internet veloce. Quindi insomma, cerchiamo almeno di finire questo e Harry Potter prima e poi vediamo un po' come, insomma. Porca puttana di Dio! E poi vedremo se quando andremo avanti, insomma, cosa faremo, insomma, per i successori. Stavo pensando a qualche gioco molto old school per andare avanti, ma vedremo. Tanto qua abbiamo già tutte le angolazioni, perfetto, a parte questa che è sbagliata. Spero di finirlo questo gioco comunque prima o poi, non sarebbe un brutto finish, insomma. Boh. Let's go. Crazy, crazy, crazy when we see the sun. Ok, adesso dobbiamo aspettare che venga un buco, perfetto.
Saltiamo giù. Cazzo, io odio sta roba. Che palle però, oh. Io vorrei anche andare avanti col gioco, ma tutte ste parti buttate via a fare questi minigiochi davvero sono frustranti, eh. Cioè, veramente. Cioè, mi scuso se questo gameplay durerà veramente 50 parti alla fine, perché è tutta colpa di questi minigiochi, eh. Non è colpa mia. Boh. Ok. Boh. Adesso. Ok. Sì. Qui bisogna aspettare pazientemente che non coincidano le due cose. Adesso. No, che sfigaccia maledetta. Uffa. Praticamente nelle ultime quattro parti di questo gioco non ci sono stati progressi, solo andare avanti. Boh. Vabbè. Dai prossimi gameplay, cioè, seppure a me mi piace far vedere tutto, eccetera, eccetera, penserò anche di magari... di magari togliere e far vedere solo i pezzi significativi del gioco, perché dopo un po', insomma, immagino diventa anche pesante. Intanto qui arriviamo a casa base, ci sarà immagino una terza parte, perché è impossibile che sia così. Infatti è così. Comunque il minigioco dell'altro giorno era stato, è stato molto difficile. Short. Ovviamente mi ha lagato il PC, che saluto, ha avuto il suo primo figlio. Oh, perfetto. Allora, adesso devo capire che... devo dire che non riesco tanto a capire cosa bisogna fare, però faccio così. Ah, that's interesting. Ah, presidenti. Sì. Sì. E che palle, un altro pezzo, uffa. E non sono riuscito a prendere neanche un dente. Interesting. Vabbè. Sì, dopo questo pezzo vedremo anche il l'ultimo upgrade, che è quello della teierona gigante. Che culo. Ecco. Questo devo dire che potrebbe essere anche un bug. Ah no. Oh, fuck. Devo dire che pensavo fosse un bug, eh. O una glitch, insomma, come la volete chiamare voi. Sì? Ti prego, dimmi che è finita. Tre ne ho fatte. Sì! Finalmente si può proseguire. E abbiamo un altro scivolo in stile sfida Glacius, ma... prima andremo a vedere l'ultimo potenziamento del gioco, che è quello del cannone Teiera. Tenetevi forte, ragazzi. Sarà l'ultima volta che vedrete una cosa del genere nel gioco. Com'è che si chiama il tipo? Ivo Cavadenti, mostraci l'ultimo potenziamento di questo gioco. That's delusional. Che è? Che è sta roba? Beh, c'è una piccola glitch, quindi bene. Ok, e quindi andiamo. Abbiamo potenziato tutto. Il che è un buon segno, vuol dire che siamo vicini alla fine del gioco. No, scusate. No, è vero che nelle ultime parti avevo detto che bello, questo gioco mi sta appassionando. Ed è vero. Il problema è che avete visto le ultime parti.
Cioè, non è successo niente. Troppo lungo. È troppo lungo. Sì, c'era un pezzo segreto di là. Chi se ne frega. Cioè, dai, c'è pure la parte dei director's cut, insomma. Ecco. Sì, ok. Ho leggermente deragliato. Speravo che mi salvasse comunque. Ma niente da fare. Cioè, se questo gioco non fosse così lungo o pieno di parti inutili, come le ultime che abbiamo visto, sarebbe un ottimo gioco, secondo me. Cioè, perché avete visto, le ambientazioni sono varie, sono belle, sono divertenti, insomma, almeno le prime parti. Poi però si perde perché devono esserci mille pezzi in mezzo che servono a poco o niente. Intanto ci stanno continuando a bruciare. Che non è un buon segno, perché alla fine di questi pezzi di solito c'è sempre un mostro da combattere. E mi è già successo una volta di bloccarmi. E infatti, che t'avevo detto? Pure quello difficile, benissimo. Sono troppo lontano. Come abbiamo visto nell'ultima parte, il cannone teiera si è rivelato più utile del previsto, quindi cerchiamo di utilizzare lui. Il problema è che da qui vicino l'ombrello è praticamente inutile, però come vedete il cannone teiera fa abbastanza bene il suo lavoro. Eccolo. Ok, ho avuto un'idea geniale. Beh, intanto da qui posso anche sconfiggere facilmente le bambine. Cioè, guardate. Cioè, è una bestia il cannone teiera, è pazzesco. Sì, ok, sto morendo, però. Oh, cazzo. Adesso che lancia il coso posso usare l'ombrello anche se è sull'obiettivo sbagliato. Aspetta. Mamma mia! È una bestia assurda, eh! Ahi, arrivano i rinforzi. Ecco, adesso sono in... ecco, adesso sono morto. Ah no, invece non ho capito come ha fatto, ma l'ho uccisa! E recupero un sacco di vita anche. Mamma mia. Mamma mia, è assurdo questo cannone teiera. Pensare che non l'ho quasi mai usato per tipo un miliardo di parti. Adesso ritorna così utile. Mamma mia, fa fuori tutti. Assurdo. Ovviamente. Che cazzo faccio a risalire là sopra? Pare che posso anche colpirlo da qua. Babba via! Babba via! Cannone teiera è una bestia! Scatenata! Mamma mia! Comunque, non ho ancora iniziato l'università. Inizierò tra pochi giorni, almeno al momento di questo video. Poi, quando uscirà il video, avrò già cominciato. E insomma, ci saranno dei tweet. Quello poco mi è sicuro. Per quanto riguarda il vlog universitario, non so, barra non credo. Quindi, sì. Tanto con due saltini arriviamo facilmente. Vai, cavalluccio. Oh, un altro pezzo della porta. Finalmente succede qualcosa in questo gioco. Non perdiamo tempo. No, no, no. Ah, che figo. Penetra la porta. Ok.
Vabbè, entriamo al contrario, dai. E invece si gira. Torniamo allora dai Liddell, che è anche un famoso wrestler della MMA. Quindi l'ultima volta ricordo c'era Claudio Moneta, il dottore, che era stato lui, come possiamo vedere da queste immagini, a bruciare la casa. Ho delle colpe per la morte della mia famiglia, ma non ho appiccato il fuoco. Non ci saranno centauri a Oxford, ma c'era un certo dottore. Doccia! L'ho visto, uno studente borioso. Ora me lo ricordo. Quella è la chiave della stanza di Lizzie. Doccia! Mamma mia come cammina! Quindi? Ah, questa era la quarta chiave! Quella della stanza di Lizzie. Che di fatto è rimasta chiusa in camera non perché non riuscisse a uscire, ma proprio perché l'hanno, cioè l'hanno chiusa loro in camera, cioè l'ha chiusa lui in camera per non farla uscire. In realtà l'idea era quella di uccidere tutta la famiglia. Poi è morta, lei non è morta e quindi sono ancora qua. Già. E boh. Quello poteva anche essere tranquillamente l'ultimo ricordo della casa. Ma siccome non. Oh, a Mio proposito di padre non casa. vorrebbe che piangeste, ragazze. Ha vissuto a lungo e, come disse un poeta, come un orologio che si consuma corrodendo il tempo, le ruote di una vita stanca si sono fermate. Sì, oh mio Dio, questo è proprio il treno cattedrale. Oh mio Dio, potremmo essere vicini a un pezzo fondamentale del gioco. Iniziate a sentire i brividi dietro la schiena, eh. Iniziate a sentire i brividi, mi sto iniziando a agitare, io. Ma perché voleva ucciderci tutti? Questa è lì. A parte che io ancora non ci credo che Claudio Moneta abbia ucciso tutta la nostra famiglia, però, insomma. Là ci sono. Sono quelli di Portal. If I were a car. Vabbè. Fantastico gioco. Tutti voi dovreste giocare a Portal. Io ho giocato solo al 2. Perché me l'ha regalato il buon scocciatore su Steam il giorno del mio compleanno passato. Bel gioco. Miss you. Poi Wesley. Posso uccidere? E poi dovrei concentrarmi magari sui. Che ne so, sui nemici? Ma perché uso sta roba? Quando posso usare lui, il cannone Teiera! Mamma mia! Procura più danni il cannone Teiera che. Non lo so, che ogni amministrazione del governo italiano. Mamma mia! Aia. Me stanno facendo il culo. Eccolo! Appena mette fuori la testa, ecco. Sono riuscito a cadere, non so come ho fatto. Aia. Oh! Hit and run, fantastico. Vabbè. Mamma mia, che bestia assurda che è il cannone Teiera, soprattutto a questo livello. Lì c'è un altro ricordo della House, che è il nostro pace. Tanto vedete tutte le bellissime bambolotte che abbiamo visto nel corso del gioco, cioè nel corso di questo mondo, cercarci di uccidere, credo siano loro, andarsene, cioè venire portate, non lo so, in costruzione. Noi andiamo a procurarci invece il ricordo, che è qui, credo, spero. Eccolo qua. Non sono un giocattolo. Cercava di farmi fare cose contro la mia volontà. Ah, comunque la madre. Ah, questa è tutta la family. La famiglia Griffin è qui. La famiglia. Da parte di prima c'è stato un ricordo di Claudio Moneta. Consiglio a tutti di andarlo ad ascoltare, non tanto per quello che dice, ma proprio perché è Claudio Moneta. Boh. Oh, sono un coglione. Mamma mia. Mamma mia. Boh, andiamo avanti, va? Tanto vedete sempre queste ambientazioni che ci piacciono tanto. E sì, saliamo le scale, saliamo le scale. 15. Certo che se nell'ultimo livello dobbiamo affrontare. OMG! OMG, what the fuck? È il Doctor! È Claudio! Oh mio Dio!
Gli stanno sanguinando gli occhi, mi sembra a me. Secondo me sta per succedere qualcosa, quindi vi consiglio di ascoltare bene questa prossima parte perché potrebbe essere molto importante ai fini del gioco, eh? Quindi stiamo tutti in silenzio, io cerco di parlare il meno possibile, eh? Anche perché ci sarà Claudio. Sono la più miserabile ed egoista fra le vittime del destino. Dimentica, vivo in un campo di addestramento per prostitute. Un abusatore e un protettore come mentore. Complice dell'omicidio di mia sorella. Ho ucciso la mia famiglia mentre lui corrompeva la mia mente. Ho cercato sollievo dal dolore e tu mi hai allontanata dalla verità. C'eri quasi. Oh mio Eri Dio. quasi liberata delle tue paure. Potevano curarti. Avresti dimenticato. Cancellare il ricordo della mia famiglia. Sono morti e anche tu Lo dovresti esserlo. sapevamo. Bastarda e abominevole. Assassino, parassita succhiasangue. Ehi, 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 ehi. Che fa È per pur sempre Claudio bambini Moneta. l'abuso. Offro un servizio. In una metropoli estesa e lugubre bisogna soddisfare Mamma tutti gli mia, la mia che famiglia, roba. la mia mente, il treno infernale. Il treno è una tua invenzione per difenderti. Io decido solamente gli orari e l'itinerario. Arriva il treno dalle carrozze più belle, sedili comodi e ruote di stelle. Calmatevi, piccolini, non abbiate timore. Lui che mette a Fuori posto il tutto, cielo, wow! il vero motore. Fermerò quel treno, fosse l'ultima cosa che faccio. Come desideri, così sarà. Ci ha preso! Era un po' lugubre. Oh mio Dio, ci sta trasformando in... Siamo nudi! Sei persa e la tua mente raggiungerà il tuo corpo. O forse l'ha già fatto. Complicate queste cose sono complicate. Grande Claudio, comunque. A parte il fatto che ci ha ucciso, voleva ucciderci, ha ucciso tutta la nostra famiglia, ci ha rovinato la vita. E torniamo in quel di Londra, ma sta succedendo qualcosa di strano. Come potete vedere, ci abbiamo dei bambini qui che hanno pure dei numeri. Credo siano le bambolotte fatte dal Doctor. Doctor Claudio. Chambers of Horrors. Noi andiamo a farci un giro anche per di qua. Tanto per, eh. Ah, Enter the Matrix. Ci sono anche i pezzi di mattone, vabbè. Questo gioco più va avanti e più boh, eh. I pezzi fondamentali sono i propri pezzi più strani che abbia mai visto. No, dai, insomma, sì. Qui abbiamo il numero 11, qui c'è sempre il fierissimo numero 8. Lizzo! Sì. Qui abbiamo ancora l'11, il 9. Qui c'è... Cos'è? Ci sono i sotterranei, non so. Sì. Ah, oddio, è lui. Prima di andare da lui, perché mi sembra una cosa paurosa, voglio farmi un giro. Prima di... Cioè, prepariamoci psicologicamente a sentire Claudione Nazionale, però. Ma poi dov'è il gatto? Perché il gatto non ci aiuta mai? Stupido idiota. Qui sta succedendo una cosa importante, cavolo. Vabbè, qui abbiamo tutti gli 11 bambini. E adesso sta per succedere qualcosa di importante. Quindi, ancora una volta, questa è la parte più importante fino adesso del gioco. Quindi, vediamo. Tu, piaga morfa di depravazione. Bambini che portano i loro nomi al collo Che e sono anche numeri, fossero tra delle l'altro. bestie d'allevamento. Un segno del loro pedigree. Dovresti provare, sono orgogliosi di mostrare la loro origine. Sei un Come ride, mostro. che Non bravo. ricordano chi sono, da dove vengono. Quante menti hai trascinato nell'oblio. Non abbastanza, la tua sarebbe stata un trionfo, eppure sei sempre una carcassa malata. Il mio lavoro è fatto. No, no, non è fatto il tuo lavoro se dovessi... Vabbè. E quindi ci vuole eliminare così? Oh, rinasciamo dalle nostre ceneri o dal nostro corpo bambolotto. Beh. E adesso siamo dentro il treno. Siamo dentro il treno, signore e signori. This could be it.
E quindi nella prossima parte, che potrebbe anche essere l'ultima, comunque siamo probabilmente nella parte fondamentale del gioco, andremo a vedere il treno infernale. Sono molto elettrizzato alla cosa, perché stiamo arrivando alla fine del gioco. La cosa non mi dispiace, anche se adesso è diventato molto appassionante, quindi sicuramente farò la farò subito la parte, cioè appena finisco il video faccio l'altra, perché insomma, esaltante l'idea che finalmente scoprirò. Cercheremo di fermare il treno. Adesso abbiamo scoperto chi è il cattivo, anche se il cattivo non è. Insomma, stiamo sempre parlando di Claudio Moneta, insomma, del Taccia. Quindi adesso dobbiamo cercare di fermare il treno. Ce la faremo? Non ce la faremo? Moriremo? Chi se ne frega? Non siamo Claudio Moneta, quindi alla fine sono solo numeri, cose. Abbiamo il nostro tutù dell'inizio. Quindi niente, grazie per aver visto questa parte di Alice Madness Returns. Sono Zio Vapiano della Zio Vapiano. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, followatemi su Twitter, date un'occhiata ai miei canali consigliati. E se avete visto questa parte e anche le quelle di prima, ci vediamo nella prossima. Come al solito, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. L'ho già detto, e se state guardando questo video nel 2094 e state su un treno che non si sa dove va, sono un fantasma! A presto!